A volte sembra che alcuni si dimentichino completamente di essere sotto i riflettori, specialmente nelle dirette live è meglio tenere un certo comportamento, o no? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica, dove vedremo delle scene a volte imbarazzanti e a volte divertenti allo stesso momento. Se quindi volete passare una bella giornata guardando un video sciolto e senza troppe pretese, beh, rimanete qua assolutamente sedoraiati che cominciamo! Numero 15. Uno dei maggiori pericoli quando si è giornalisti è quello del bagnarsi in qualunque momento. A volte per una giornata un po' brutta e una situazione sfortunata non causata apposta da qualcuno, come in questo caso, dove una giornalista di una vecchia emittente televisiva chiamata TV Mostarda in Inghilterra ha avuto una piccola disavventura. Oppure anche in momenti completamente soleggiati, come in questo caso. Mentre in tanti sarebbero contenti di finire in TV ed essere intervistati, questo signore era un po' di malumore. Numero 14. Ma non soltanto acqua. Ricordatevi che i giornalisti e le giornaliste non hanno un lavoro tanto semplice come si potrebbe pensare. Tra il cercare di intrattenere e allo stesso tempo non fare figuracce, le cose si fanno sempre più complesse. A volte bisogna pure stare in mezzo al peggio del peggio e subire certe cose. Sicuramente ci vorrà una bella doccia per riuscire a togliersi tutto e non credo che per lavoro dei sogni si intendesse questo. Chissà se c'era anche qualche vermiciattolo dentro quella terra. Numero 13. In Polonia possono succedere tante cose durante una live. Magari il microfono si disattiva oppure passano alcune persone dietro i giornalisti facendo gli asini. No, aspetta, questo succede ovunque. Però c'è una clip che mostra una scena alquanto divertente che è rimasta unica della Polonia. Una giornalista stava facendo il suo lavoro quando alle spalle stava succedendo una cosa. Un senza tetto mentre cercava del cibo in modo molto buffo è caduto completamente all'interno del bidone che l'ha inghiottito. Manzach, nebo Sandra Novakova, speciali pozornost byste mieli vienovat, takie heryćce Ewie Józefikowe, jej postav... Ma c'è una domanda che mi è rimasta in testa. Come ha fatto il cameraman a stare fermo, immobile e non emettere nemmeno un verso guardando questa scena? Numero 12. Queste nuove tecnologie web hanno permesso sviluppi incredibili. Ora le persone possono mettere foto di ogni tipo e modificarle apparendo in un modo del tutto diverse. Lo so, ci sono cose più belle che internet ha fatto, ma diciamo che non è questo il video giusto per parlarne. Ritornando ai nostri filtri, vi sembrerà strano, ma a volte partono nei momenti sbagliati, magari in live importanti, come questo. Not realizing the effect was turned on, he continued his report while he shuffled through some very funny faces. Dove un giornalista ha attivato la funzionalità durante una live su Facebook e ha continuato ignaro mentre i suoi colleghi dello studio ridevano. Poi tutto è diventato virale e possiamo riderci su anche noi. Numero 11. Tra i video più divertenti sui giornalisti e le live troviamo quello di due di essi spaventati dagli insetti. Anzi, uno è spaventato come potete vedere ora. L'altra invece è una donna che coraggiosamente è salita sopra un carro armato per concludere il suo lavoro e si è ritrovata contro malefici insetti volanti non identificati. Dai, sono sicuro che almeno una volta anche noi abbiamo avuto una paura matta per un insetto sconosciuto che magari alla fine si è rivelato essere solo una mosca gigante e mutante di Fallout. Numero 10. Ma non soltanto insetti, anche alcuni giornalisti possono dimostrarsi coraggiosi e fieri, intervistando pure animali se serve. Alla fine si rivelano però per ciò che sono davvero, non gli animali, i giornalisti. Finché sono tranquilli nessuno fiata, ma quando un animale di grossa taglia, come che ne so, una gallina nera gigante, comincia ad agitarsi, la situazione potrebbe finire così. E pausa quiz.
Chi sa dirmi qual è il film con il maggior numero di incassi al mondo? Vi dico solo che ha fatto 2 proiezioni nei cinema per raggiungere tale obiettivo. Rispondete solo al commento che metterò in primo piano con scritto quiz e andiamo avanti. Numero 9. A volte in live possono succedere cose davvero divertenti anche per i giornalisti. Spesso non riescono a rimanere inermi mentre succede una cosa fuori dal loro controllo, ed è anche questo il bello delle live. In questo caso a Gerusalemme, davanti al famoso muro del pianto, un uomo stava conducendo il suo reportage quando all'improvviso una donna si è messa davanti a chiamare qualcuno. Do mer än hälften av alla förskolebarn. In modo molto insistente, senza accorgersi minimamente delle telecamere. Numero 8. Anche agli animali piace avere un po' di fama e davanti alle telecamere pure loro non si trattengono. Alcuni, grazie a una tenerezza senza confini, riescono a interrompere il giornalista. In questo caso un cavallo molto affettuoso ha continuato a strusciarsi come non mai su un giornalista che stava svolgendo il suo lavoro. Forse volevano inserire il fattore animale per colpire il cuore degli spettatori, ma non si aspettavano avrebbe provato a interrompere il loro uomo in diretta più di una volta. Non riusciva a dire nemmeno una parola che veniva subito interrotto, e alla fine il tutto è finito su internet facendo sorridere tutti. Numero 7. I supereroi in teoria dovrebbero salvarci dai pericoli e portarci al sicuro, o no? Come Spider-Man, che addirittura ha anche i riflessi di un ragno in grado di schivare pure i proiettili tra un po'. Eppure una giornalista di Good Morning America ha capito che la finzione non corrisponde a realtà e che Spider-Man non sempre riesce a usare i suoi sensi di ragno nel migliore dei modi, come in questo caso. La caduta in teoria doveva essere pianificata. Alla vista di Spider-Man la donna aveva fatto finta di essere svenuta dalla gioia per una cosa così incredibile, eppure il nostro Spidey di quartiere ha dimenticato la sua parte e quindi ha lasciato i sensi di ragno a casa. Numero 6. Quando ci sono gli eventi di lancio che riguardano l'uscita di un iPhone, la gente si piazza anche settimane prima in fila per riuscire a prenderne uno, stando in una bella tenda e magari facendo la pipì nelle bottigliette, ma questa è un'altra storia. Comunque l'ho detto per farvi capire quanto ci tengano a questo smartphone, perciò farlo cadere dalle mani appena qualche minuto dopo averlo preso immagino non sia una bella cosa, o no? Anzi, immaginate voi quanto può essere brutto far cadere un telefono nuovo appena comprato e moltiplicate quella sensazione per 100. Questo ragazzo è stato uno dei primi, anzi il primo, ad aver comprato l'iPhone 6. Ha aspettato giorni per riuscire a prenderlo pazientemente nella sua tenda, ma qualcosa è andato storto durante l'intervista. L'ha fatto cadere mentre lo tiravo fuori. Cioè, capite, non soltanto un telefono da più di $1000 ha fatto quel brutto suono, ma era anche in diretta guardato forse da migliaia di spettatori. A volte l'emozione gioca brutti scherzi. Numero 5. Quando si è in un grande festival di musica, magari, è difficile riuscire ad andare in bagno e bisogna scegliere il momento giusto. Infatti, nei primi minuti prima dell'inizio del concerto o dell'evento sono tutti pieni, e anche verso la fine. Il problema non è solo quello. Una volta raggiunto il bagno chimico ci si ritrova a fare i conti con molta, molta sporcizia e bisogna stare attenti a cosa si tocca. Alcuni addirittura confondono l'urinatoio per un lavandino. No, non ho inventato questa frase. È ciò che è successo mentre una giornalista stava facendo il suo lavoro ad un festival in Germania. Un uomo era uscito dal bagno per poi andare a lavarsi le mani in un urinatoio, di quelli usati per fare pipì in piedi. Perfino la ragazza è rimasta senza parole. E il cameraman, appena gli ha detto che non era quello il posto dove lavarsi le mani, ha convinto il signore a tornare dentro un bagno a causa della figuraccia fatta. Numero 4. Mike Bushell è un giornalista della BBC che è riuscito a farsi conoscere mondialmente grazie o a causa di una figuraccia. Doveva intervistare degli atleti britannici durante alcune gare nel 2018 in Australia, quando all'improvviso ha sbagliato a mettere un piede ed è cascato dentro la piscina. Numero 3. A volte anche le ragazze immagine che devono farsi riprendere dalle telecamere vicino ai lottatori di UFC non possono fare a meno di mollare per un attimo la loro serietà. In questo caso, per esempio, una di esse era incantata dal fisico di alcuni combattenti. Chissà se era tipo il suo primo giorno di lavoro. Numero 2.
Ma non solo nella UFC, anche le giornaliste che devono intervistare i culturisti si ritrovano a mostrare un po' troppo i loro sentimenti, come Stacy Thompson quando era vicina a James Lewis. L'uomo parlava e lei era completamente presa, credo dai suoi discorsi motivazionali in cui spiegava come era riuscito a diventare così. Ok, no, non era per il discorso, ma per qualcos'altro. La cosa buffa è che di fianco in quel momento c'era la moglie, che per fortuna non sembrava essersene accorta, o almeno finché non è stato pubblicato il video che aveva superato le 10 milioni di views in poco tempo. Numero 1. Stare nel posto giusto al momento giusto a volte può rivelarsi fatale, come per questo giornalista, che molti anni fa era davanti alla linea di inizio di una maratona con tutte le persone pronte a partire. Non sapeva che però sarebbero partite proprio mentre lui faceva il suo lavoro e quindi se l'è dovuta dare a gambe. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.